Niente ragazzi, 1-1, una partita un po' deludente, non mi è piaciuta francamente la Fiorentina, specie nel primo tempo. Sì, siamo passati in vantaggio, però anche l'inizio di partita non era stato sicuramente positivo, infatti poi è arrivato subito al pari del Verona, insomma. Mi aspettavo qualche cosina in più, mi aspettavo soprattutto una reazione un po' dal punto di vista caratteriale, cosa che non c'è stata. Che invece insomma anche oggi non è che abbiamo affrontato la partita con tutta questa cattiveria, e mi comincio a chiedere se ci sono tutte queste batterie, c'è tutta questa benzina rimasta francamente. E venendo poi ai singoli, insomma, in generale poi il gioco non è che mi sia piaciuto più di tanto, proprio a livello generale non c'è stata proprio una grande prestazione, ma non sei riuscito a creare pericoli. Un po' meglio nel secondo tempo, perché poi sono entrati soprattutto Sottile e Callejon, che qualcosa hanno dato. Torreira si è mangiato due gol, soprattutto uno davanti alla porta, incredibile. Però ecco, non mi sento di dire che il pareggio alla fine non sia giusto, anzi penso che sia il risultato più corretto, ecco, per quello anche che ha messo in campo il Verona. Verona che comunque ha giocato la sua partita. La cosa che non mi è piaciuta è anche che l'hai messa un po' sul terreno del Verona, sia palle alte, sui falli, sui mezzi falli, sulla fisicità. Se la metti su questo piano con il Verona non diventa semplice, perché non puoi riuscire a competere, ecco, dal punto di vista fisico e dal punto di vista dell'intensità con il Verona, che ha fatto una partita sporca, che ha fatto una partita molto maschia e che è riuscita a imbrigliarci in qualche maniera, facendo appunto la propria partita assolutamente senza demeritare. Ma nella Fiorentina non è che mi siano piaciuti in generale un po' tutti. Milenkovic fa un'ingenuità che non deve fare, insomma, sul rigore, perché è un rigore piuttosto netto, perché una fiancata del genere, insomma, un fallo del genere te lo fischiano sempre. È un'ingenuità che da uno come Milenkovic, insomma, non mi aspetto. Ma neanche Venuti mi è piaciuto, a parte che in fase di spinta piuttosto sterile, e anche in fase difensiva è mancato tantissimo oggi Venuti. Tutte le imbucate, tutti i pericoli del Verona sono venuti dalla sua fascia, gli facevano sempre quel tipo di sovrapposizione tra Simeone, Lasagna, e tutte le volte non riusciva a leggerla Venuti. Poi anche Biraghi non è che abbia fatto una grande partita, ma anche il centrocampo schierato da Italiano non è che mi abbia convinto tantissimo, anche se Malevo il primo tempo è stato uno dei meno peggio, Torreira sì, comunque sempre buono spirito, però oggi mi è sembrato peccare un po' in lucidità. Duncan non è entrato male, insomma poi non mi ha convinto più di tanto, poi è sempre Castrovilli, perché a parte qualche strappo, qualche iniziativa, non ha fatto granché anche Castrovilli, e soprattutto il più negativo di tutti secondo me nel primo tempo sono stati due esterni, Ikoné e Saponara male, piuttosto male, entrambi hanno spinto poco, sì, con lei poi ha fatto un assist, diciamo, indiretto, diciamo, per il gol di Piontek, però anche lui non granché. E Piontek alla fine ha fatto sì il gol, ha fatto sì un bel movimento, ha fatto un bel gol in area, però per il resto, insomma, anche Piontek non è che mi abbia convinto più di tanto. Soprattutto nella fisicità, nel tenere qualche pallone, non fa mai salire la squadra, non fa un grande lavoro Piontek da quel punto di vista.
Poi se arriva il pallone in aria, appunto, ha fatto un bel gol, quindi comunque la pagnotta, diciamo, la strappa anche oggi. Vediamo per il resto, insomma, sia stata una prova esaltante. E pensando poi ad altri, anche nei Gonzaghi, ecco, non ho capito la scelta di Italiano di giocarsi il finale di partita senza centravanti. È entrato Nico Gonzalez, hai perso completamente la pericolosità che comunque in qualche modo avevi fino a che avevi Piontek, perché si prendeva qualche uomo su di sì. Invece da quando è uscito Piontek proprio non sei stato più pericoloso. Metti Cabral oppure tieni Piontek, ma insomma giocare senza centravanti è una scelta che francamente non mi ha convinto per niente, come altre scelte di oggi che insomma non mi sono piaciute tanto da parte di Italiano. Non è da buttare un pareggio con il Verona, fatto sta, insomma, qualche cosina in più mi aspettavo. E adesso bisogna ricominciare a vincere la prossima settimana con il Bologna, altrimenti insomma l'Europa si allontana pericolosamente. Fatemi un po' sapere nei commenti cosa ne pensate, ma anche nei messaggini e condividete il canale. Se ancora non lo avete fatto, è a questo punto. Arrivederci, ragazzi, al prossimo video, e sempre forza di oggi.